È stato riaperto martedì il parco urbano in via Togliatti, che è diventato, grazie alla cooperativa Solidarietà, all'ASL di Bari, nonché la neuropsichiatria infantile dell'adolescenza e l'assessorato al welfare e alle pari opportunità di Bitonto, uno spazio sicuro all'aperto per aiutare le famiglie con bambini autistici con disturbo a deficit di attenzione, iperattività e disabilità intellettiva grave. Molto positivi sono stati i riscontri di questa prima settimana, in cui sono state registrate all'incirca circa 21 prenotazioni al numero sempre attivo 393 90 51 633. Per il rispetto delle regole di prevenzione e tutela della salute pubblica imposte dalla pandemia del coronavirus, l'ingresso al parco è consentito tutti i giorni dalle ore 9 alle 12, dalle 15 alle 18 su prenotazione. Ad accogliere i bambini, tre per volta accompagnati da un adulto, vi è un'educatrice della cooperativa Solidarietà, con delle attività di svago adatte a loro. Un buon rapporto si è stabilito in tale occasione con le famiglie e tra i buoni propositi si prevedono nuove collaborazioni con le associazioni locali per organizzare delle attività nel parco.